L'apertura del nostro notiziario ci porta subito a parlare dell'emergenza sanitaria da coronavirus con gli aggiornamenti relativi, in questo caso anche ai numeri dell'emergenza sanitaria. Abbiamo collegato con noi proprio Massimo Profeta in diretta da Pescara per l'aggiornamento sul bollettino sanitario, ma anche per parlare di quello che è stato l'accordo appunto siglato con i medici di medicina generale per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Massimo, la linea a te, buonasera. Sì, grazie Anna per la linea. Dunque, il consueto bollettino Covid di oggi, mercoledì 10 marzo 2021. Ebbene, sono 372 i nuovi casi su 11.143 test tra tamponi molecolari e test antigenici. Nel dettaglio abbiamo detto 372 nuovi casi di età compresa tra 6 mesi e 96 anni. Il totale però risulta inferiore in quanto sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra regione. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 74, di cui 26 in provincia dell'Aquila, 17 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 10 nuovi casi e sale a 1835 di età compresa tra 63 e 90 anni, 5 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 3 in provincia di Pescara. Del totale odierno, 2 casi però sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Per quanto riguarda invece il tasso di positività, che ricordiamo è calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 3,3%. Infine, 669 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 87, dato invariato rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 12.477, meno 89 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Tra l'altro parliamo anche di vaccinazioni, Anna, perché ieri c'è stato un importante accordo che è stato siglato, ratificato tra la Regione Abruzzo e i sindacati dei medici di base. Ebbene, i medici di base potranno vaccinare nei loro studi o anche al domicilio dei pazienti oppure nei punti di vaccinazione che saranno appunto stabiliti dalle ASL nel pieno rispetto naturalmente di tutti i protocolli di sicurezza. E questa mattina abbiamo proprio intervistato Franco Pagano, che è il segretario regionale della Federazione Italiana Medicina Generale. Ti lascio a questa intervista e saluto e ringrazio naturalmente anche Andrea Berardinelli per il supporto tecnico. Sentiamo l'intervista. L'accordo che è stato sottoscritto ieri con la Regione va inquadrato in quella che è la situazione generale italiana. È chiaro a tutti che per uscirne è necessario vaccinare il più possibile numero possibile di cittadini il più presto possibile. L'auspicio è che entro 3 mesi si raggiunga almeno il 70-75% della popolazione vaccinata. In questo contesto è stato fatto l'accordo ieri della medicina generale. Anche la medicina generale vuole dare il suo apporto. In che modo? I medici di famiglia, i medici della continuità assistenziale, i medici dell'emergenza e i medici specialisti del corso specifico in medicina generale hanno dato la loro piena disponibilità a partecipare. Io credo che vi sia la totale adesione dei medici di medicina generale, con l'eccezione di qualche medico che per problemi particolari o problemi di salute non potrà aderire, ma credo che la partecipazione sia maggioritaria, sia unanime, sia completa. Come vaccinerete, quindi diciamo l'arruolamento per così dire, come avverrà, in che modo? L'arruolamento è collegato anche al dove, quindi dove vaccineremo e come vaccineremo. I medici di famiglia vaccineranno nei propri studi i propri assistiti, oppure potranno vaccinare i propri assistiti nei centri vaccinali. In più, i soggetti fragili, cronici, cioè coloro i quali hanno impossibilità a deambulare, verranno vaccinati a domicilio.
La restante parte dei medici di medicina generale, cioè i corsisti, i medici di emergenza, i medici di guardia medica, andranno ad effettuare la loro opera nei centri vaccinali con un rapporto ad orario. Il target verrà individuato dal governo e quindi anche dalla regione, che di volta in volta ci dirà qual è il target di popolazione che noi dovremo vaccinare. Ad esempio, arriverà la disposizione di vaccinare i soggetti 60-65 anni. Che succederà? Il medico di medicina generale riceverà l'elenco di tutti quei pazienti che hanno dato l'adesione, lo completerà perché farà un'opera proattiva, cioè per coloro i quali ancora non erano inseriti nella prenotazione avrà un atteggiamento proattivo, cioè li inviterà a vaccinarsi, rinvierà l'elenco alla regione, al centro di chi dovrà poi dare i vaccini, gli verranno dati i vaccini e quindi il medico vaccinerà o nel centro vaccinale o nel suo studio. È ovvio che in quell'elenco vi sono delle categorie che hanno la priorità, cioè i soggetti fragili avranno la precedenza su tutti gli altri soggetti.